Arrivato di fronte alla casa di Giulio, iniziai a sentire dei rumori, delle voci provenienti dall'interno. Non era proprio il mood adatto, non ero in vena di femmine, ma probabilmente il bell'uomo stava espletando i suoi compiti primari, quelli della belva. Iniziai timidamente a salire le scale. La porta era stata lasciata socchiusa. Entrai. Era strano. Sentivo un odore che mi era a dir poco familiare. E il vociare affettuoso, giovanile, felice di diverse ragazze. Mi avvicinai alla camera da letto e... quella voce, quel volto, quel colore. Rega! Non era possibile. Era abbracciata giù. E accanto a loro vi era Esther. E in quel momento un'altra ragazza uscì dal bagno coperta da un asciugamano. Era Fanny. Le tre grazie. Fu allora che ricordai ogni cosa.